In Italia la situazione attualmente ci sono stati vari allarmi, ma sono stati tutti casi diagnosticati negativi. Erano in alternativa malaria o altre forme di tipo similinfluenzale. Questo non significa che il medico che si trova al pronto soccorso a soccorrere il paziente che dice che proviene da una zona a rischio abbia sbagliato, anzi, come hanno dimostrato i casi di Dallas, è meglio essere prudenti e diagnosticare solo successivamente la negatività che non trovarsi davanti ad un caso positivo e non averlo accertato prima. Le precauzioni sono quelle soprattutto di chiedere da parte del personale sanitario che viene a contatto con persone da dove provengono. I paesi a rischio sono oggi tre: Sierra Leone, Guinea e Liberia. Se un paziente proviene da quelle sedi e ha febbre, va posto in isolamento e successivamente trasportato all'interno delle stanze di alto isolamento in ospedale, all'ospedale dell'Angelo o all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Questa è una misura precauzionale che comporta successivamente l'esecuzione dei test che arrivano fino a definire se uno ha effettivamente o meno l'infezione da Ebola.